Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti. Spero che i contenuti che trovate qui sul canale possano aiutarvi nell'iniziazione, in questo percorso complesso delle erbe tintorie. Per qualsiasi cosa non esitate a lasciare un commento qui sotto al video oppure contattarmi direttamente via email che trovate sul mio blog, che vi lascio linkato qui. Ecco, tornando al video di oggi, voglio rispondere ad una domanda che ogni tanto ricevo e che riguarda i capelli decolorati o trattati chimicamente, e mi viene chiesto spesso. Sono le erbe che non tingono, che non macchiano, ma che mi permettono di comunque prendermi cura dei miei capelli, rinforzandoli, aiutandoli un attimino in questa situazione disastrosa in cui si trovano, perché sono secchi, sono sfibrati e così via. Allora, bisogna fare una differenziazione subito, ossia ci sono dei capelli che sono trattati chimicamente ma che sono comunque scuri e sui quali praticamente difficilmente si noterebbe appunto una variazione di colore a meno che non andate a utilizzare delle erbe tintorie, quindi lausonia, katam, indigo oppure appunto le erbe riflessanti, ma anche le erbe riflessanti sarebbe proprio una variazione minima, ma nel caso dei capelli decolorati, quindi chiari, quindi appunto trattati chimicamente, togliendo appunto il pigmento naturale, sostituendolo con pigmento di sintesi con un colore più chiaro di quello che è il nostro colore naturale, dovete fare attenzione e dovete assolutamente escludere le erbe tintorie e le erbe riflessanti perché assolutamente il vostro colore varierebbe e non sempre in un colore piacevole. Quindi, riassumendo velocemente, assolutamente sui capelli decolorati, sui capelli chiari, la cassia non andrebbe applicata e anche il cidr, che è un'erba lavante, lo shampoo naturale, andrebbe fatto un test di prova. Sui capelli quindi decolorati, chiari, no la cassia, no amla, perché comunque amla è un colore, è un'erba riflessante, che potrebbe comunque interagire sui vostri capelli e scurirli leggermente, no appunto al rabarbaro, ibisco e robia, che sono tutte, o malo di noce, perché comunque contengono delle blande molecole tintorie, quindi andrebbero a variare il vostro colore. Sì, potete utilizzare il Meti, che va idratato bene, mi raccomando, qui sul canale vi avevo fatto il tutorial dettagliato step by step su come va idratato per non ottenere un effetto contrario sui nostri capelli invece di idratarli, di andare a disidratarli ancora di più, perché se il Meti non è ben idratato andrà a togliere acqua dai nostri capelli. Potete utilizzare le erbette lavanti come la Rita, il Shikakai. Appunto il cider, come dicevo, dovete fare comunque un test di prova prima proprio per tutelarvi e ovviamente va bene appunto il Brahmi o comunque tutto quello che sono erbe curative che è risaputo che non contengono pigmenti tintori. Il mio consiglio spassionato, se assolutamente non volete variare il colore del vostro capello, appunto ottenuto, colore ottenuto chimicamente, sia che avete decolorato, sia che avete utilizzato una tinta chimica, perché se voi siete scure e avete ottenuto un rosso, che è più chiaro di quello che è il vostro colore naturale, avete trattato chimicamente il vostro capello utilizzando appunto dei volumi di ossigeno che hanno permesso di sostituire il pigmento naturale del vostro fusto con un pigmento di sintesi. Quindi, se non volete variare questo colore, vi consiglio sempre, quando utilizzate delle erbe di cui non siete sicure che esito avranno sui vostri capelli, fate sempre il test di prova. Meglio perdere un quarto d'ora appunto facendo questo test di prova e vedere cosa succede, piuttosto che poi dopo essere disperate e scrivermi: ho ottenuto i riflessi verdi, oddio come faccio adesso, e così via. Mi raccomando, sempre 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 fate il test di prova. Ecco, se avete altri dubbi lasciatemi qui sotto al video. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia tornato utile e vi abbia portato ad una maggiore consapevolezza.
Non esitate a condividerlo con le vostre amiche. Se vi è piaciuto, lasciate il solito like. Seguitemi su Instagram se non lo fate ancora. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!